Archeo Mystery World, megalitismo e archeologia di confine. Conduce Marco Pulieri. Buonasera a tutti e benvenuti su Radio Dreamland ad una nuova puntata di Archeo Mystery World in compagnia di Marco Pulieri. Stasera parleremo di un'altra forma di megalitismo, inteso questa volta come opere ciclopiche, sì, lasciate dall'uomo nella preistoria, enormi strutture geometriche realizzate con piccole pietre, e quindi un tipo di megalitismo, diciamo, di natura diversa. Sono strutture che hanno una caratteristica molto particolare perché si percepiscono nella loro forma e dimensione solo ed esclusivamente da una visione aerea. Questo fenomeno pone subito una domanda molto ovvia: ma da chi dovevano essere osservati? Si tratta di strutture enigmatiche, veri e propri rompicapi per gli archeologi e gli antropologi, perché rimangono misteriose ed inspiegabili la loro funzione e il loro significato. Un fenomeno molto accentuato in un'area circoscritta del Medio Oriente, in Giordania e soprattutto nella penisola arabica, nella regione precisamente nord-occidentale, un ambiente oggi dominato dal deserto, ma che all'epoca della costruzione di queste strutture era totalmente diverso, fertile, umido e lussureggiante. E anche questo rimane a tutt'oggi un altro interrogativo senza risposta: perché questo fenomeno si è manifestato proprio in questa regione del pianeta? I ricercatori stanno scoprendo un'infinità di queste strane conformazioni di pietra che, nel caso ad esempio della Germania, assumono la forma di ruote di pietra che, visto appunto dall'alto, sembrano proprio le ruote di carri con un centro e una serie di raggi che si dipartono da esso, spesso con altri cerchi più piccoli inseriti all'interno di quello grande. E se ne contano a migliaia, visibili solo dal cielo, e proprio per questo sono praticamente sconosciuti. Queste strutture sono realizzate con semplici muretti in pietrame e ciottoli, dal diametro a volte però di centinaia e centinaia di metri e alte al massimo un metro. Ma non sappiamo assolutamente se i muri in realtà fossero interrati nell'antichità, in profondità nel terreno, perché finora non sono stati in realtà oggetto di alcuna campagna di ricerche e di scavi. Alcuni studiosi sono convinti che si tratti di elementi molto antichi, risalenti addirittura fino a 7000 anni fa. E uno dei misteri legati a questo fenomeno è che queste strutture non appaiono quasi mai isolate, ma sono localizzate una vicino all'altra in una continuità che in alcuni casi può proseguire anche per chilometri. A volte compaiono strani allineamenti di pietre che indicano tumulazioni, altre che formano mura, che percorrono il paesaggio per centinaia di metri, nel nulla, senza uno scopo apparente. Chissà originariamente dove puntavano. Poi appare molto strana anche la loro dislocazione, dal momento che in alcune regioni della Giordania ne sono state trovate più di 100, tutte vicine tra loro e raccolte in gruppi di 12. Gli archeologi avevano ipotizzato potessero essere resti di capanne, case o necropoli, o recinti per gli animali, ma non sono mai state trovati elementi a sostegno di queste teorie. Secondo altri ricercatori, la natura di queste strutture sembra essere culturale, cioè sono state edificate grazie ad una motivazione profonda, ma comunque a noi tuttora ignota. Comunque, qualunque funzione avessero, tali strutture pongono la domanda: chi popolava la regione 8000 anni fa e che significato avevano per loro queste strutture? A cosa servivano? Perché sono circolari? Per quale motivo alcune sono allineate con il sole e altre no? Come dicevo in apertura, queste ruote di pietra non sono però le uniche strutture visibili dall'alto presenti nella regione del Medio Oriente. Suscitano un grandissimo interesse nel mondo dell'archeologia e dell'antropologia la presenza dei cosiddetti mustatil. Scoperte per la prima volta negli anni 70, queste strutture rettangolari che si intravedono tra scogliere arancione bruciato e affioramenti monolitici di arenaria scolpita dalle intemperie nella regione desertica dell'Arabia Saudita nord-occidentale e antiche anche queste,
di oltre 8.000 anni, sono state per lunghissimo tempo trascurate e soltanto oggi finalmente sono diventate oggetto meritevole di campagne di studio approfondito. Il nome Mustatil deriva dalla parola araba con cui si indica il rettangolo e furono costruite tra 8.000 appunto e 4.800 anni fa, durante il periodo noto come Medio Olocene. La datazione a radiocarbonio dei resti di animali rinvenuti al loro interno sembrerebbe confermare in effetti la loro età. Tuttavia, è impossibile sapere se i resti di questi animali siano anteriori o posteriori alla datazione della struttura. I mustatili potrebbero essere quindi molto, molto più antichi e ad ogni modo possiamo riconoscerli come una delle più antiche tradizioni mai identificate in tutto il mondo di costruzione monumentale. Anche gli attuali beduini che vivono in questo luogo, se interrogati sull'età e sull'origine delle strutture, affermano che secondo quanto tramandato dagli anziani esse risalgono all'età della pietra. Attraverso le immagini satellitari, oggi chiaramente ampiamente disponibili rispetto a non molto tempo fa, e attraverso rilievi da terra e in elicotteri e scavi, sono state identificate, pensate, un numero immenso, più di 1.000 mustatili, la maggior parte dei quali raggruppati in gruppi da 2 a 19. E l'area in cui sono stati costruiti riguarda un territorio di circa 200.000 km quadrati e i mustatili più grandi possono raggiungere lunghezze dell'ordine di 1.500 piedi e rivelano un impiego straordinario di rocce che in alcuni esemplari possono raggiungere 12.000 tonnellate di pietra basaltica. Alcune sono costruzioni semplici, con bassi muretti composti da un'infinità di piccole pietre sormontate fra loro a secco, formando appunto rettangoli molto allungati. Ma altri sono molto più complessi, includendo pilastri, pareti interne e piccole camere che potrebbero essere state utilizzate, come vedremo, per funzioni rituali. La tecnica di costruzione dei mustatili è molto semplice e sostanzialmente consiste nel posizionamento di alcune pietre verticali infisse nel terreno per formare, diciamo, il disegno, la forma base del muro, e dall'ammucchiamento di ciottoli di roccia a riempire lo spazio di intercapedine che si è creato. Le mura esterne quindi racchiudono un ampio cortile interno completamente vuoto e sui due lati corti del rettangolo sono presenti sempre due piattaforme a di testata, composte per lo più da un'interruzione della perimetrazione di pietra che delimitava l'area e che creava una sorta di accesso all'area interna centrale. E visto la dimensione molto angusta, molto stretta di questa apertura, si presume servisse per incanalare, in fila indiana le persone che vi entravano, seguendo una sorta di processione. E poi troviamo anche, oltre a queste piattaforme, uno o anche a volte più ambienti, per lo più circolari, ma a volte anche rettangolari e comunque poco estesi. Però di queste camere, di questi ambienti, si ignora di nuovo la funzione, fatto salvo che alcuni elementi recuperati al loro interno farebbero pensare ad una funzione cerimoniale legata a culti che hanno a che fare, che sono ispirati comunque dal fuoco. Potremmo quindi descriverle come delle strutture in pietra in cui due piattaforme approssimativamente parallele nell'orientamento dell'asse corto sono collegate in una forma rettangolare allungata da pareti parallele lunghe e sottili che collegano le estremità dell'asse corto delle piattaforme. E queste sono spesso di dimensioni impressionanti, che possono arrivare ad essere lunghe anche circa 30 metri, larghe 10 e alte più di un metro. Esistono tuttavia anche altre tipologie costruttive. Sono state rinvenute infatti gruppi di recinti a forma di buco della serratura, con un cortile restringente che conduce ad un'area circolare al suo apice. E il motivo per cui questi modelli siano completamente diversi dagli altri e se servissero allo stesso scopo o ad uno diverso rimangono comunque delle questioni aperte.
E un elemento ricorrente in queste strutture è che le teste dei mustatili erano solitamente costruite più in alto rispetto al resto della struttura. Tuttavia, questo non sempre è facile da riconoscere in tutte le aree, poiché alcune di esse sono particolarmente pianeggianti oppure poste sulla sommità di un altopiano. Quelli realizzati appunto su una collina si suppone venissero costruiti intenzionalmente in un punto elevato in modo che potessero essere visti anche da lontano. E se così fosse, ciò induce a pensare che avessero una funzione importante e di richiamo, come dire, un punto di riferimento per le genti della zona che lì convogliavano per qualche motivo che a noi ancora sfugge. Per questo dovevano essere ben individuabili, nonostante le enormi distanze delle immense distese desertiche che non hanno, lo sappiamo, punti di riferimento. Rimanete in ascolto, io mi fermo un attimo per la pubblicità. Radio Dreamland. Share the vision. Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in Piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com. Radio Dreamland. Share the vision. Eccoci di nuovo qui. Stavamo parlando dei mustatili, cioè di questi misteriosi recinti in pietra, queste strutture visibili solo dall'alto che sono state ritrovate nell'area del Medio Orientale, in Arabia Saudita in particolar modo. E dicevamo che sulle loro funzioni si sa poco o niente, ma una cosa possiamo escludere con certezza quasi assoluta: sia i mustatili che le ruote di pietra che avevamo visto all'inizio non erano certo dei ripari per contenere animali, come era stato inizialmente del resto ipotizzato, perché le pareti di contenimento, che sono alte massimo un metro, sarebbero state quindi troppo basse e quindi non idonee a trattenere gli animali dalla loro fuga. E quindi appare evidente allora che non sono progettati per trattenere qualcosa, ma per delimitare uno spazio, che è chiaramente un'area che deve essere isolata dal resto per qualche motivo. E gli archeologi di conseguenza brancolano nel buio, perché la delimitazione potrebbe avere diverse funzioni: sepolture, luoghi sacri o di aggregazione sociale, veri e propri templi. Su questo aspetto però è importante sottolineare che è stata accertata l'assenza di sepolture umane risalenti a quel periodo, confermando che queste strutture erano destinate probabilmente ad altre finalità. Rispetto alle più note strutture megalitiche che abbiamo incontrato nei nostri viaggi, è interessante notare che le strutture in questione furono costruite senza un orientamento astronomico preferenziale. Non sembrano quindi puntare verso traguardi locali né corrispondere a precisi allineamenti astronomici, quindi rendendole per questo motivo ancor più uniche e misteriose. Sembrano invece dettate più che altro dall'andamento del paesaggio, che in questa zona varia notevolmente in pochissimo spazio. Quindi se un mustatili veniva costruito su una collina, di solito veniva orientato in modo che fosse perpendicolare al pendio.
Se invece venivano costruiti in spazi ristretti, si allungavano molto di più per cercare di sfruttare al massimo il bordo più lungo disponibile. Tuttavia, gli archeologi ancora non trovano la risposta definitiva al motivo per cui alcuni dei mustatili si trovano sulle pendici dei vulcani o perché alcuni di essi sono invece edificati in luoghi aperti, visibili, mentre altri risultano quasi del tutto nascosti. Un'altra interessante riflessione che si pone per via delle dimensioni monumentali di alcuni di questi edifici è che ciò richiedeva uno sforzo davvero considerevole. Quindi è molto probabile che comunità più grandi o gruppi di persone si siano riuniti per costruirli. E ciò suggerisce la presenza, come dire, di un'organizzazione sociale significativa e un obiettivo e una motivazione che doveva essere comune. Come dire che la costruzione di questi recinti sacri era di per sé già motivo di condivisione comunitaria di un intento di natura religiosa, quindi la realizzazione di un progetto sacro. Possiamo quindi individuare due forme di ritualità in relazione ai mustatili: una di comportamenti rituali attuati al loro interno e un'altra riferita al processo vero e proprio della loro costruzione. Queste strutture hanno una dimensione e una distribuzione capillare sul territorio, e il fatto che siano ovunque pressoché identiche in termini di forma e dimensioni suggerisce che durante il tardo neolitico in questa vasta regione medio orientale doveva essersi diffusa una credenza religiosa comune, una caratteristica che finora non ha uguali in nessuna parte del mondo. I mustatil, pertanto, rappresentano l'espressione di comportamenti rituali su larga scala, codificati nella pratica della costruzione e dell'uso monumentale di strutture architettoniche. Spesso presentano la particolarità di essere costruiti quasi addossati ai prominenti affioramenti rocciosi, denotando il fatto che per gli ignoti artefici ciò doveva avere un significato e o una funzione molto precisa. Tecniche di indagine non invasive basate sull'utilizzo di georadar, che sappiamo ricreano immagini tridimensionali, hanno permesso di capire che in alcuni casi le strutture circolari più piccole, che spesso compaiono in prossimità dei lati corti delle piattaforme, no, di queste strutture, sono state realizzate sovrapponendosi ai mustatili veri e propri. Il che pone la questione della datazione e anche del fatto che probabilmente nel tempo il loro uso e la loro funzionalità potrebbe essersi modificata. Quindi le datazioni oggi in nostro possesso, che risalgono appunto a circa 8.000 anni fa, cioè precedente a Stonehenge di ben oltre 3.000 anni, andrebbe capito se sono state ricavate dalle strutture più recenti o in quelle più antiche. La forma dei mustatil, pur essendo in generale abbastanza ripetitiva, presenta comunque ogni tanto delle significative differenze. Possiamo infatti individuare tipologie diverse a seconda che si presentino come strutture semplici, nei casi in cui si ha appunto un semplice rettangolo con le due testate ai lati corti, oppure complessi quando sono realizzati da due o più rettangoli. In questi casi si infittisce il mistero della loro funzione, perché se fosse plausibile un utilizzo rituale basato, non so, sulla percorrenza processionale del perimetro della struttura, no, da una testata all'altra, non si capisce la presenza all'interno dell'area centrale di ulteriori rettangoli che suddividevano di fatto lo spazio cerimoniale in più settori, che senso potesse avere. È invece definito appendaglio il monumento meraviglioso costituito da cerchi di pietra che presentano una sorta di coda associata, che dall'alto ricorda appunto un gioiello particolare, tanto che la più grande e spettacolare di questo tipo di struttura è stata proprio chiamata il pendente, ed è composto quindi da un cerchio di pietre grandi con una struttura centrale piccola al suo interno e un filare di strutture a forma tondeggianti più piccole che si dipartono dal cerchio grande e sono unite tra loro in modo tangente da due filari di piccole pietre che si divaricano in larghezza verso le piattaforme dell'estremità opposta.
Quindi è impressionante osservarne la bellezza e l'eleganza e la precisione con cui sono state realizzate le piccole strutture circolari, che sono di fatto cave, come se formassero delle piccolissime camere con una copertura, pensate, ottenuta disponendo piccole pietre piatte nell'incredibile forma a raggiera tipo un diaframma fotografico. È inutile ribadire quindi l'ignoranza totale degli archeologi rispetto alla loro funzione. Cosa potevano contenere questi piccolissimi vani? I ricercatori che si sono tuffati nella loro esplorazione, cercando una conferma a tutti i costi all'ipotesi che si trattassero di tombe, fra l'altro usando metodi di indagine fortemente invasivi e deprecabili, no? Per l'assoluta mancanza di rispetto della disposizione originale dei manufatti, e rimasero fortemente delusi nel constatare che l'interno di queste strutture non conteneva invece proprio nulla. Quindi dovettero, come dire, mestamente ricredersi e constatare che i mustatili non erano luoghi di sepoltura. Ulteriori ricerche compiute in una piattaforma hanno messo in luce un inaspettato labirinto di camere di circa 3 metri di larghezza, ma alte non più di mezzo metro, e coperte da lastre di roccia ben levigate e perfettamente posizionate, insieme al ritrovamento di alcuni pezzi di carbone. La scoperta di questo ambiente, che includeva quindi la presenza anche di un menhir posizionato a mo' di altare, ha confermato che i mustatili avevano evidentemente uno scopo cerimoniale. Possiamo ipotizzare che questi piccoli focolari, ricavati all'interno della larghezza delle testate e in prossimità di quelli che sembravano gli ingressi verso l'area interna che abbiamo descritto prima e collocati in opposizione, no, fra le due testate, fungessero in un certo senso da delimitatori degli spazi rituali. E un altro elemento, anch'esso probabilmente di natura rituale, è il ritrovamento di tracce di pittura su una roccia con decorazioni geometriche color ocra rossa e scene di pascolo e di bestiame. Un ricercatore del Max Planck Institute ritiene che è del tutto possibile che queste strutture fossero in origine spettacolari dal punto di vista visivo, perché ricche di dipinti e decorazioni. E questo ritrovamento può fornire un'indicazione, in un certo senso, sulla funzione rituale di queste strutture. Infatti la lastra dipinta potrebbe indicare che le facce interne delle lastre di pietra che delimitavano le piattaforme potevano essere tutte decorate. Una tale possibilità implica la conseguente presenza di spettatori all'interno dello spazio creato dalle piattaforme e dalle pareti. E ciò rafforza la considerazione dei mustatil come spazio delimitato per un utilizzo rituale. Ma allo stesso tempo, proprio in riferimento a questa probabile funzione, sorgono sempre più domande. Perché ce ne sono così tanti? E spesso, come abbiamo visto, uno vicino all'altro? Perché non sono state rinvenute prove e distanziamenti abitativi nelle loro vicinanze che giustificassero l'uso di questi, diciamo, templi? E se avevano davvero una funzione rituale, quei templi erano le strutture che oggi vediamo? O il tempo ha cancellato tracce di elementi che completavano e davano loro dei connotati particolari che però sono andati perduti? E infine, perché proprio quelle forme servivano a quella pratica rituale specifica? Insomma, ancora una volta ci siamo imbattuti nell'ennesimo mistero archeologico. Abbiamo conosciuto un'antichissima realtà architettonica pressoché ignota al mondo accademico, che segna un periodo storico della civiltà umana ricco di elementi affascinanti e misteriosi, che però allo stesso tempo evidenziano il denominatore comune che abbiamo sempre ritrovato nelle nostre ricerche: il legame fortissimo che le genti del Neolitico stringevano con l'ambiente, dalla sacralità del territorio inteso come espressione di madre terra alla contemplazione di un rapporto magico con le forze della natura. Comunque entrambi valori essenziali che scandivano la loro vita ed erano allo stesso tempo condivise in forma comunitaria, come abbiamo appunto visto.
Bene, anche questa puntata sta volgendo al termine e vi ringrazio ancora una volta per avermi ascoltato e vi ricordo la rivista online Shan Newspaper al sito www.shan-newspaper.com, dove trovate una raccolta di articoli di approfondimento sull'archeologia misteriosa e le antiche civiltà. Allora, un saluto da Marco Pulieri e appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!